Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione veramente molto, molto particolare perché continuano le grandi manovre ovviamente della nostra squadra per il mercato. È un argomento questo molto particolare, molto strano. Vi dico già da adesso che non sarà un argomento semplice quello di cui parleremo, perché probabilmente ci sarà una parte di persone che sarà a favore effettivamente della decisione che sta prendendo Giuntoli e un'altra categoria di persone che invece non sarà a favore. Quindi ovviamente io vi spiego un po' la situazione qual è, cercando anche di portarvi il contenuto nella maniera più chiara possibile. Partiamo da un presupposto molto semplice. Noi dobbiamo effettuare delle operazioni di mercato mirate anche all'incasso, quindi alla capacità di andare effettivamente a prendere soldi. Quindi dobbiamo cedere qualcuno, ok? Non è detto che quel qualcuno sia necessariamente un nome già deciso, ma potrebbe esserci anche una sorpresa inaspettata. Diciamo, il piano è quello di cedere giocatori che non siano così importanti al fine di tenere i top, ok? E negli ultimi tempi è spuntato fuori l'offerta per un giocatore, devo dire, molto importante, che però potrebbe essere sacrificato. E quindi ve lo dico già ora, ve lo dico già adesso, ci sono buone possibilità che lui possa lasciare la Juventus. Ovviamente, ragazzi, prima di iniziare, come al solito, iscrizione, like e campanella per rimanere sempre sulla campanellina. Per rimanere sempre aggiornati, mi raccomando, questa è una cosa veramente molto importante. Basta iscriversi qua sotto, ragazzi, attivare la solita, prima di tutto un bel like per sostenere il contenuto, quello aiuta, e ovviamente attivare la campanellina. Molte persone si lamentano di essere, diciamo, di non riuscire a vedere i video, molto probabilmente perché non avete attivato la campanella. Quindi se vi va, ragazzi, attivatela, e se vi va potete anche seguirmi poi sui social. Allora, sulle potrebbe lasciare la Juventus ed è una notizia basata su un problema creato non da Soulé, ma da altre persone. E vi spiego un po' la situazione. Quando Soulé è stato preso dalla Juventus dal Vélez, si creò una situazione mediante la quale la Juve non aveva ancora, diciamo, chiarito quale fosse il percorso, no? Noi abbiamo preso sto ragazzo dal Vélez, avevamo pagato la cifra. L'avevamo preso, ci era piaciuto e l'avevamo portato in primavera. Non avevamo idea di che tipo di ragazzo fosse, poi piano piano ci siamo resi conto che era un buon talento ed è stato inserito in prima squadra. Il discorso è molto semplice. Siamo arrivati ad un punto in cui ci sono delle persone attorno a Soulé che chiedono alla Juve uno spazio maggiore. Quindi Soulé un minutaggio maggiore, un impiego maggiore, il che assolutamente è giustissimo perché il ragazzo ha 19 anni ed è giusto che vada a giocare, però la Juve sta cercando di prendere Soulé e di mandarlo in prestito, quindi dargli la possibilità di mandarlo in prestito. Il problema è che ci sono alcune persone che non sono d'accordo con questa situazione e no, è che insomma vorrebbero praticamente che Soulé cambiasse squadra. C'è un'offerta molto importante, ecco, diciamo importante per Soulé da parte del Feyenoord, che è una squadra olandese che ha offerto 20, sta cercando di offrire insomma una cifra superiore ai 20. E se Giuntoli dovesse riuscire a vendere Soulé e altri giocatori, ovviamente conoscete già i nomi delle cessioni che verranno fatte perché ne abbiamo parlato moltissime volte nei video precedenti. Si potrebbe risparmiare a tal punto da tenere Vlahovic, Chiesa e altri top che dovrebbero rimanere alla Juventus. Se Giuntoli non riesce a cedere questi giocatori, molto probabilmente la cessione riguarderà un solo top. Quindi è una situazione un po' particolare. Io ho un'opinione tutta mia su questa situazione, cioè io non penso che Soulé attualmente sia uno pronto per giocare da titolare nella Juventus, assolutamente. Capisco perfettamente questa, diciamo, richiesta di avere più minutaggio, capisco perfettamente anche se vogliamo, se vogliamo anche la capacità di questo ragazzo di voler entrare all'interno del discorso Juve, nel discorso relativo, insomma, al talento, eccetera, eccetera, però dobbiamo anche capire che esistono dei talenti che all'età di Soulé sono pronti per giocare a prima squadra e dei giocatori che non sono pronti per giocare a prima squadra. Soulé per me è un buon giocatore,
per stare qua, senza può restare, ma o resta e sta in panchina, purtroppo giocando non da titolare, ovviamente, ci mancherebbe, oppure se ne va in prestito, che secondo me sarebbe la scelta migliore. Perché oggettivamente parlando, chi giudica Soulé oggi pronto per la Juve? Cioè, diciamoci la verità, raga, chi è la persona che oggi giudica Soulé pronta per la Juve? La persona che giudica oggi Soulé pronta per la Juve, secondo me, è innamorata di Soulé, non ci sono altre situazioni. Cioè, è chiaro che comunque questo giocatore abbia delle lacune enormi e che non sia minimamente pronto per un livello del genere. Quindi, o accetti un prestito, che vuol dire mandarti a giocare qui in Italia da qualche parte, però in quel caso lì dovrei stare attento al bilancio perché poi devi andare a cedere altri, oppure si accetta quest'offerta del Feyenoord e lo si manda in Olanda a giocare. Dal punto di vista del talento, io credo di poter parlare abbastanza chiaramente, di poter dire che lui ha un buon talento, ma non è. Per adesso non mi ha fatto vedere queste grandissime cose. Io ti ripeto, il giocatore più talentuoso per me è Fagiò, quello è Nicolò, che ha fatto vedere delle cose straordinarie. All'età di Sule era già ben avviato. Sule mi sembra veramente molto carente. Il discorso è o lo cediamo e ci mettiamo all'interno una clausola di ricompra, quindi fai una cessione a 20 milioni e metti una clausola di ricompra per dire più alta, perché purtroppo si va più alta e hai la possibilità di ricomprarlo, oppure lo si manda in prestito. Certamente questa voglia da parte di Soulé di da questo punto di vista di emergere l'apprezzo, sicuramente è una cosa che apprezzo, però non posso neanche dirti che sono contento di vedere polemiche attorno a sto ragazzo, perché è chiaro che comunque Soulé non sia un giocatore che oggi può pretendere un minutaggio alla Juve. Cioè, è chiaro, poi è normale, c'è pure chi dice no, perché Soulé deve giocare a titolare, ma questo ragazzo, questo è calcio vero, non è né il videogioco, questo non è un gioco così, quelli che dico che i giovani vanno fatti giocare. Sono il primo che io voglio far giocare i giovani, sono a favore dei giovani e quando sono entrati in prima squadra sono stato il primo che ha detto questi sono forti, ma non è che farli giocare, anche se no, questa è la Juve, deve raggiungere dei risultati. A me non sembra che Soulé possa essere nella condizione di chiedere un minutaggio maggiore, perché a differenza di altri giocatori che provengono dall'Under 23, Soulé non ha fatto vedere tutto, cioè io non ho visto in Soulé tutto sto grande talento. Sì, ci vedo talento, è bravo, ma come ce ne stanno 2000 o a lui 10.000? Cioè ce ne sono tanti di talenti come Soulé, io questo sto dicendo. Quindi o accetti il prestito e te lo mandi in prestito e lo si fa crescere. Da questo punto di vista, bene. Oppure, sinceramente parlando, io faccio fatica a capire quale sia il punto. Cioè, ti dico la verità, ma perché non trovo che non sia normale fare una richiesta del genere. Poi, giustamente, se io devo cedere Soulé e cedendo gli altri risparmio tanto da poter trattenere un big, è normale che io te preferisco cedere Soulé piuttosto che cedere un big, ma è normale. Cioè, tu preferiresti cedere Chiesa? Preferiresti cedere Chiesa anziché Soulé? Preferiresti cedere un top player anziché Soulé? Perché vabbè, guarda al futuro, va bene guardare i giocatori. Perché va bene. Però un conto è guardare al futuro, un conto è dimenticarti pure di chi sei, perché questa non è una squadra di metà classifica che deve ragionare sul fatto, tanto ci possiamo permettere di cedere tutti i grandi, perché tanto noi non abbiamo l'ambizione. Questa è una squadra che deve vincere. E se io devo vincere, mi fa comodo cedere uno che non ha dimostrato tutto sto granché piuttosto che uno che è già un top player. Io questo dico. Ma te lo dico con grande serenità, raga, ma con grande serenità. Perché io so che quando si parla di giovani sembra che qua stiamo a parlare delle cose sacre. Non si può dire manco una cosa. Quando si parla di giovani, tifosi medi, attenzione, tifoso medio cosa vuol dire? La maggior parte, no? Molte volte sono ciechi sui giovani della Juventus, pensano che sono tutti fenomeni. Noi abbiamo tutti fenomeni, Miretti pure un altro, che tutti fenomeni, poi Miretti è un saltellina palla, cioè non sono tutti fenomeni, bisogna fare la differenza fra chi è bravo e chi è meno bravo. E chi è meno bravo, purtroppo, va ceduto. Allora, fatemi sapere un pochino nei commenti che cosa ne pensate, datemi un'opinione, datemi un vostro parere, perché voglio sapere un pochino la vostra opinione, voglio sapere un pochino quello che pensate voi, perché oggettivamente parlando ci sono delle situazioni che vanno analizzate e che comunque vanno, se vogliamo,
Vanno tenute, vanno analizzate con calma comunque da questo punto di vista. Fatemi sapere un pochino nei commenti che dite voi.